Buongiorno a tutti i sborbatori seriali. Oggi è arrivato il momento di provare lui, il sintesi di Goodfellas. Ho aspettato un po', ma ho fatto un po' crescere la barba, quindi dovrebbe anche andare bene. E le provo con queste, le cai. Devo dire che come rasoietto già a primo impatto sembra molto ben costruito, anche a livello di lavorazioni. Fate veramente bene, ha la sua bella rondellina come sempre. Come potete vedere sono veramente fatto bene. Oh. E come sapone solo di Goodfellas, che lo trovo molto molto buono e particolare. Adesso andiamo in Ho voluto provare con le cai perché ho una barba molto molto lunga oggi. Quindi con queste dovrei risolvere il problema. Manico ha un bellissimo grip. Pennello Omega Roma Colosseo. Oh, l'acqua intanto è già diventata fredda, quindi è perfetto. C'è un piccolo problema di acqua calda, ma tanto vi invito anche a iscrivervi al canale qua di YouTube e anche lo sborbatore seriale su Facebook, noi ci fa più che piacere. Bene, adesso cominciamo con l'insaponata, che abbiamo ancora l'acqua calda. Chiedo anche scusa in anticipo se non ho fatto tanti video ultimamente, ma sto traslocando. Questo penso sarà l'ultimo video fatto in questo bagno. E dopo si passerà a un'altra location. Questa è una barba di, mi sembra, dei febbraio, di 20 giorni, 21, 22. Vediamo se sintesi ce la fa, ma secondo me sì, senza tanti problemi. E anche questa volta non ho usato il probarba, ragazzi, perché me lo sono dimenticato. Infatti non ho il mobiletto da bagno, è triste. Ci saranno se no due. No, i rasoi ci sono tutti, ma le mete poche. Il sapone è rimasto solo, solo il solo. Beh, devo dire che come montaggio il solo spacca. Beh, ragazzi, proviamo. Voilà. Sempre estremi.
Penso che si difende molto bene in sintesi. Spero di ricordarmi ancora come ci si fa la barba. Cioè, ragazzi, sta togliendo via con una facilità impressionante. Complice anche l'esposizione positiva, quindi aiuta anche quella, perché come gap a 0,62, che non è troppo eccessivo, però con l'esposizione positiva, ragazzi, gli dà tanto, tanto una mano. E anche come scarico è molto molto fatto bene. E anche a livello di peso non disturba tanto perché sono 98 grammi. Secondo me ci sta. E pian pianino il signorino ci sta arrivando. Chiaro che una sbarbata così estrema metterebbe in difficoltà molti rasoi. Per una barba così ci vorrebbe il nostro caro termosifone Mercur Futur settato a 6 e toglie via tutto. Ragazzi, non è male. Dovrò regolarmi il pizzetto, ma tutto sommato vi faccio vedere. Come potete vedere, la barba è praticamente sparita, almeno c'ho qualche pelo come l'altra volta, va bene. Vi dico che sono molto molto contento, non pensavo che riusciva a fare con quella semplicità che ha fatto a togliermi via tutta quella barba lì, però vuol dire che ha studiato bene. Quest'ultima passata. Comunque, ragazzi, secondo me qua è una bomba. Una profumazione molto buona. E dopo anche come scorrevolezza molto molto alta.
Io non uso il pre-barba perché non ce l'ho, se no lo uso sempre, avevo anche quello un po' paura, ma vedo che ha la sua bella protezione. È bello pennoso, chiede anche un po' d'acqua perché magari ho sbagliato, ho messo anche un po' troppo sapone, ma come potete vedere c'è un ciuffo pieno di sapone. Come inclinazione non ti fa sentire tanto la lametta, senti che lavora ma non la senti che è invasiva. E comunque sto usando anche una Kai, quindi l'esposizione è anche un po' più alta. Però sono veramente soddisfatto, molto molto fatto bene. Adesso proviamo a vedere se fa qualche ritocchino qua. Ragazzi, posso dire che è molto molto buono come rasoio, ha una delicatezza stratosferica. Il sapone ha fatto il suo lavoro. Rasoio ha fatto su, le lamette non si può dire niente, come forma, come angolo, secondo me è molto molto perfetto, anche a livello degli scoli ce ne passa, sono passati dei travi prima, quindi non posso dire che complimenti a Goodfellas, quindi ha fatto un rasoio che secondo me è definitivo ed è, va bene anche per barbe molto lunghe, tipo la mia, sono stati 20 giorni, 20 giorni tranquilli. Un rasoio secondo me è definitivo, dopo non è mai definitivo perché la scimmia è difficile tenerla a bada, ma insomma si sanno queste cose. Io sono partito con uno e adesso ne avrò 30-40, non lo so, non ho fatto il catalogo e forse anche meglio. C'è una bella splesciata, questo è una roba tremenda anche questo. Ho fatto una rasatura perfetta, non pizzica più di tanto, quindi la pelle non l'ho stressata più di tanto. Posso solo dire che sono con pochi rasoi mi è successa una cosa del genere, quindi posso solo essere più che contento.
là, pennellino lavato. Bene, io sono quasi arrivato alla conclusione. Ah no, forse non vi ho fatto vedere la scatolina, un po' minimal, però va bene in linea con la Razorock, quindi niente da togliere. Forse l'unica roba che mi piace un po' meno, ma ormai siamo arrivati su in un mondo dove che le scatole di rasoi non vengono più contate come una volta, quindi va anche bene. Ho avuto anche un problema, mi sembra che questi sintesi hanno avuto dei problemi, ho chiamato e gentilmente me l'hanno anche sostituito, quindi sono stato ancora più contento. E niente ragazzi, io ho finito di torturarvi, quindi ci vediamo alla prossima sbarbata. Vi ricordo che se vi piace iscrivetevi al nostro canale di YouTube e al nostro gruppo di Facebook, che a noi fa solo piacere. E ci vediamo dai alla prossima. Ciao ragazzi.